torniamo ancora a console storiche, cari amici. Abbiamo visto console fantastiche, ma oggi ve ne voglio mostrare una che ho recuperato da poco per, diciamo, non tanti, ma neanche pochi euro. E possiamo dire che è un sistema che tutti volevano, tutti lo cercavano, ma costava troppo. Ma avrete sicuramente giocato o ai suoi giochi, in sala giochi, o le sue conversioni. Lui, il Neo Geo AS. Quanti ricordi? Sicuramente negli anni 90, forse anche a fine anni 80, tutti voi lo volevate questo sistema, ma sapete qual era il suo problema? Tante cose. Non la qualità, perché la qualità c'era in questa console, ma è tutt'altro. Sentite che storia! Quando si tratta di sale giochi, mi vengono in mente i giochi che erano veramente fantastici e all'epoca tutti voi ve li sognavate in casa, soltanto che ci capitavano soprattutto conversioni che a volte potevano essere o strozzate o rielaborate degli originali. Ma avete mai pensato a quale poteva essere un sistema adatto per far diventare quei giochi da sala giochi realtà nelle case? Semplice, trasportare quella tecnologia nelle case, pari pari. E infatti, la SNK, casa giapponese che all'epoca dominava nelle sale giochi, insieme a Sega, Nintendo, Data East e tante altre, realizzò uno dei sistemi di intrattenimento più belli mai comparsi sulla scena. Si tratta del Neo Geo AS. Allora, il sistema AS ne avrete sentito parlare in tanti, forse voi l'adorate questa console, ma avete mai pensato all'idea di come è nata? Tutto ciò cominciò nell'anno 1989, quando SNK rilasciò il primo sistema di divertimento arcade chiamato MVS, cioè sarebbe Multi Video System. E fu lanciata con dei giochi molto validi, certo che non sfruttavano già appieno la potenza del sistema, ma fecero capire che SNK aveva il potenziale per creare un sistema di intrattenimento da paura. Il successo fu addirittura immediato. E allora cosa succese? Che nel 90 decise di mettere in commercio un sistema chiamato AS che, se non lo sapete, prendeva lo stesso tipo di tecnologia utilizzato per l'MVS, cioè la stessa scheda arcade, e l'hanno trasformato in una console. Quindi, molti l'hanno definita così, è una console, però è un cabinato, o come se no, se volete, un cabinato travestito da console. E non avete idea di che potenza che aveva. Era una potenza veramente elevata. Aveva un processore Toshiba simile al Motorola 68000 da 12 MHz e ben 64 KB di RAM e funzionava in parallelo con uno Zilog Z80 che gli aggiungeva 4 MHz e 2 KB di RAM. E certamente molti pensano che sia una console che andava a 16 bit, ma in realtà era molto di più di un 16 bit. Come mai? Per il semplice fatto, come vi ho detto, della potenza abbastanza elevata, per la risoluzione 304x224, poi faceva vedere 4096 colori su schermo, 380 sprite, ma poi soprattutto anche le cartucce contenevano al loro interno 330 MB, non 10 MB oppure meno come facevano le console a cartucce dell'epoca. E infatti, questo ha cercato Francamente, fatto capire ai consumatori che il Neo Geo AS era una console da avere, ma si verificarono fin da subito dei problemi. Non problemi di funzionamento, ma di vendita. Perché se in sala giochi avevamo successo con l'MVS, che diciamo non richiedeva tanto per giocare, invece la S costava un botto, costava circa 1 milione delle vecchie lire. Poi se dobbiamo anche aggiungere il prezzo dei giochi, che poteva salire fino a 400.000 lire, magari anche addirittura 900.000 lire, dipendeva soprattutto da quale titolo state cercando, allora qua le cose cambiano, perché era una console adatta per ricconi. Infatti,
Questo sistema venne soprannominato da molti utenti come la limousine, una console tanto potente e inarrivabile, ma desiderata da tutti. Il sistema, ovviamente, quando arrivò nel 1990, certamente ottenne sì il discreto successo, ma piano piano, col tempo, quando le console da casa diventavano sempre più potenti, le sale giochi stavano lentamente sparendo, ma nonostante tutto SNK riuscì a mantenere in produzione la console fino all'anno 1997, quando purtroppo fu tolta dal mercato per colpa della mancanza di acquirenti validi. Ma una cosa molto importante, l'SNK produrrà lo stesso giochi per quel sistema e ne produsse tanti fino all'anno 2004. Ma proprio nell'anno in cui aveva anche finito di supportare il sistema da sala giochi MVS. E questo purtroppo, nonostante tutto, la console stessa rimase sempre un sistema nel cuore degli appassionati, certo. E forse sapete che tentarono anche addirittura di far avvicinare ancora di più la console producendo le versioni HD come Neo Geo CD e CDZ, che erano console sì valide ma progettate male, poi uscite un po' troppo in ritardo. Tentarono anche addirittura di far avvicinare ancora di più gli acquirenti con l'Hyper Neo Geo 64, che fu sviluppato nel 97. Aveva una grafica poligonale da paura, però il problema è che i titoli che rilasciarono su questa console erano pochissimi e non erano niente di che. Poi sappiamo che SNK ha tentato di nuovo di far avvicinare gli acquirenti grazie al Neo Geo Pocket, ma non ci riuscì. Ma queste sono storie completamente diverse. E nonostante tutto, la console stessa, anche se ha prodotto grandissime serie videoludiche, lei è rimasta famosa soprattutto per quello, ma la console purtroppo rimane ancora oggi uno dei sistemi di intrattenimento più ricercati dai collezionisti. Beh, se la console era molto grossa, beh, provate a pensare a una cosa. I pad. Beh, voi vi ricordate quelli Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation? Dimenticateveli assolutamente, perché questo è il suo pad. Non assomiglia per niente a un pad di una console. Sembra un arcade stick per la sala giochi. Si avvale solo di quattro tasti d'azione per giocare, dovevamo mettere la mano in questo modo. Si giocava comodamente, ma a lungo andare stancava. Poi l'arcade stick era bello facile da impugnare, però forse l'idea migliore è non forzarlo troppo perché c'è il rischio di romperlo. Poi aveva con un tasto select e start che non erano molto utili per giocare. Poi una cosa strana, questo pad è leggerissimo e non dovevate tenerlo in mano così, dovete appoggiarlo o sulle gambe o sopra un tavolo, perché del resto chi giocava a questa console doveva avere in pratica tra le mani una sala giochi, non una console. I giochi presenti qua sul Neo Geo AS erano giganteschi. Come mai? Per il semplice fatto perché la console stessa ereditava la stessa tecnologia del sistema arcade MVS. In pratica, stessa componentistica, stessa potenza, solo adattato in una console da casa. E vedete anche qua lo slot per le cartucce, quanto è grosso! Perché le cartuccione che davano erano poco più grandi di una videocassetta. Tanto! Perché contenevano dentro tantissimi dati. Considera che per molto tempo i giochi che erano fatti su questo sistema erano, diciamo, di livello quasi di una PlayStation 1 a fine vita o PlayStation 2 sfruttata a pieno o anche un Dreamcast, e bisogna dire che i titoli ce n'erano tantissimi di un genere, picchiaduro, ce n'erano a bizzeffe, cambiava solo un po' il nome, qualche personaggio, poi c'era qualcos'altro, ma non coprivano tutti i generi. Anzi, sapete qual era un genere che mancava tanto qua sul sistema? Gli RPG. Non ce n'era neanche uno. Infatti, come vi ho già fatto capire dall'introduzione, i giochi qui sul Neo Geo AS erano in pratica quasi tutti gli stessi quelli dell'MVS. Qual era la differenza? Quasi niente. Erano in pratica giochi praticamente pari identici alla versione da sala giochi, solo che avevano aggiunto un piccolo menu in cui potevamo gestire la difficoltà o il sonoro, ovviamente. Ma una cosa certamente interessante
il fatto che non tutti i giochi che approdarono su MVS furono convertiti per la S, ma non erano comunque tanti i titoli che furono mancati. E i giochi che c'erano qui erano, come vi ho già fatto capire, soprattutto titoli interessanti, ma non coprivano tutti i generi. C'erano soprattutto picchiaduro, come ad esempio Art of Fighting 1, 2, 3. Poi ci fu anche addirittura Fatal Fury 1, 2, 3 e Special. Poi ci fu anche addirittura Magician Lord. Poi ci furono anche capitoli della famosissima serie di Metal Slug, come 1, 2, 3, 4, 5, Leaks. Poi ci fu anche addirittura NAM 1975, poi ci fu Pulsar, poi ci fu anche addirittura due episodi di Samurai Showdown, anzi, ce ne sono stati cinque addirittura. Poi c'è stata anche addirittura Sengoku, Sengoku 3, poi ci furono anche addirittura due episodi di Super Sidekicks, che sono due giochi di calcio, poi ci furono tanti episodi di King of Fighters, prodotti dal 94 al 2003. Ogni anno veniva dato un anno del gioco. E veniva anche addirittura cambiato semplicemente un pochino la grafica. Poi mettono anche Last Blade 1 e 2, poi Waku Waku 7, poi tre episodi di World Heroes, poi ci fu anche addirittura Neo Turf Master, poi ci fu anche addirittura Double Dragon, poi ci fu anche addirittura un paio di giochi di baseball che si chiamano Baseball Stars Professional, Baseball Stars 1 e 2. Poi giochi di guida ce ne furono due in croce, il più famoso di tutti è certamente Neo Drift Out. Ma insomma, che dire, giochi qui c'erano soprattutto picchiaduro e qualche shooter, ma non c'erano gli altri generi, qualche puzzle game sì, ma erano abbastanza rari, e RPG zero. Oltre agli accessori c'è stato il pad. Poi ci sono stati altre rielaborazioni del sistema, come ad esempio i Neo Geo CD e Neo Geo Pocket, ovviamente. Poi c'è stato anche addirittura, per il solo Giappone, il Neo Geo DEC, una postazione a gettoni che si collegava al televisore e funzionava soltanto con le cartucce del Neo Geo MVS, ovviamente, venduta solo in Giappone. Poi c'è stata anche addirittura una memory card che serviva per salvare i salvataggi, ovviamente. E tenete presente che questo è il primo esemplare di memory card per console. Poi è stato rilasciato il Neo Geo Mahjong Controller, un controller particolare per alcuni titoli che non sono mai arrivati in Occidente, come ad esempio Bakkato no Zama Mahjong Manyuki. Sinceramente non ho capito a cosa servirebbe un controller così. Quindi questo è tutto. Che vi devo dire? Recuperatelo la S, se volete avere una vera e propria sala giochi in casa. Ci vediamo alla prossima! Showtime!